questo punto io, ovviamente questo è il paese, abbiamo denunciato varie cose, ne abbiamo proposte altrettante. È un paese anche in cui si concedono molte sanatorie, e tra quelle paesaggistiche, quando c'è un deturpare dell'ambiente, del litorale, oppure a quelle edilizie vere e proprie, no? Noi sappiamo che ogni volta si alternano. Allora, anche giocando su questo, spesso i concessionari hanno fatto che magari hanno ottenuto una sanatoria ambientale, allora quella valeva così, anche se solo sulla carta, come sanatoria anche edilizia. Su questo vorrei, e su altro, vorrei sentire Mauro Veronesi, che è il responsabile territorio di Legambiente Lazio. Tranquilli, sarò molto breve, non spaventatevi, è solo per agilità di tempo in modo da dare la possibilità anche ad altri, in modo da dare anche la possibilità ad altri amici e compagni e compagne di poter intervenire. Innanzitutto, a nome di Legambiente Lazio ringrazio per questo cortese invito che tocca una corda per noi storica come battaglie. Prima di dare un paio di numeri su quel che prima si ricordava del primo presidente di municipio di Roma che usò le ruspe contro l'abusivismo edilizio, non solo il primo che attivò la convenzione del Ministero dei Lavori Pubblici e Igiene Militare che esiste dal metà degli anni 70, ma non è mai stata applicata prima di questa esperienza. Appunto, Marco Pannella è stato il primo presidente di municipio a demolire case abusive in questa città. Poi è stato seguito fortunatamente il suo esempio, ha aperto diciamo, una virtuosa competizione, però tra l'inizio e la virtuosa competizione ci sono stati altri 6-7 anni di nulla, per cui diciamo che va riconosciuta questa cosa. Dicevo, questa del lungomuro di Ostia è una storica battaglia di Legambiente Lazio. Prima di dare alcuni risultati del monitoraggio, perché la famosa passeggiata con l'asciugamano sulle spalle l'hanno fa fatta già l'anno scorso ed è bene rifarla, l'hanno già fatta i volontari nell'ambito della campagna di Colletta Verde, poi diciamo due numeri che danno i risultati. Però si parlava di un contesto generalizzato di illegalità, di un'illegalità povera, che però naturalmente ha i suoi terminali in cicli di quelli che noi chiamiamo il ciclo del cemento. In questo senso, il contributo dell'abusivismo edilizio sul municipio tredicesimo, oggi decimo municipio, è dato in totale tra zone O, che sono le zone sanate con il primo condono edilizio, la legge 4785, sono 8 zone O. Poi ci sono 10 toponimi, che sono l'abusivismo di recente formazione, quello sanato attraverso il secondo e il terzo condono edilizio. Quindi sono 18 zone, ma parliamo di quartieri, non parliamo di singoli edifici edificati, per un totale di 1.451 ettari, tutte aree ex agricole naturalmente, una stima di metri cubi è quasi 7 milioni di metri cubi, quasi 7 milioni, 6 milioni e 900 tra zone O e toponimi. Per quanto riguarda i residenti arriviamo a una stima intorno ai 90.000 residenti. Possono sembrare pochi perché a Roma tutto è grande, ma 90.000 residenti è una città medio grande in questo paese, è quasi due volte la città di Viterbo come numero di residenti. Ora, che i condoni siano non soltanto un incentivo alla legalità, ma sono anche una truffa per i comuni, è stato calcolato non soltanto da noi che i comuni dalle cosiddette sanatorie edilizie ricavano un terzo di quel che poi è necessario per i comuni per i servizi, perché non è che basta sanare l'immobile, bisogna fare le strade, la pubblica illuminazione, portare il mezzo pubblico, portare il servizio di raccolta dei rifiuti, fare le reti infrastrutturali, Acea e tutto quanto insieme. Ecco, i due terzi che mancano vengono attinti dai bilanci comunali, tagliando altre voci di bilancio naturalmente. Per cui quando a metà degli anni 70 partì il cosiddetto recupero
di quelli che al tempo si chiamavano le borgate e che oggi sono diventati interi quartieri. Per circa 15 anni il Comune di Roma ha dovuto utilizzare il 75% del proprio bilancio per sanare quei territori. Quei due terzi che ai comuni mancano li incamera lo Stato, che naturalmente ci fa altro, e li incamera soltanto per il fatto di aver promulgato una legge, non per altro, perché poi tutto il resto viene abbandonato nelle mani dei comuni, che non giustifica l'inerzia dei sindaci in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ma fa capire quell'autentica sola, come si dice a Roma, che sono i condoni edilizi, che magari rendono qualche voto quando si va in campagna elettorale, poi però i prezzi e del degrado e dei costi del recupero li paga l'intera cittadinanza, anche coloro che magari sono impegnati a pagarsi il mutuo in banca per una casa regolarmente acquistata, il che mi pare insomma abbastanza scorretto, diciamo scorretto. Si diceva, l'ultimo monitoraggio di Colletta Verde dell'anno scorso, sui 9 chilometri del lungo muro, 9 chilometri e qualcosa, ci sono 77 strutture, in compresi stabilimenti chiaramente, e 12 chioschi. Dal tentativo di entrare è risultato che 57 sono completamente inaccessibili. I chioschi sono tutti accessibili, permettono tutti il passaggio a mare. Degli stabilimenti 57 negano l'ingresso, 12 consentono l'ingresso, soltanto 12 quindi su 77, però mettono un bel cartello che già si ricordava prima: transitare non sostare. È un po' complicato farsi il bagno transitare non sostando, un po' complicato, nel senso che significa praticamente che puoi soltanto fare una passeggiata sulla battigia, previa doccia, che a quel punto non si capisce a che serve, e non puoi fare altro, cioè non puoi stendere l'asciugamano e farti il bagno nei 5 metri di battigia, che sono assolutamente consentiti in qualsiasi altro luogo che non siano appunto gli stabilimenti balneari di questo municipio. Questo diciamo è un po' le risultanze. Una cosa che diceva tra le tante cose corrette che diceva il consigliere Maggi è questa interpretazione secondo la quale il PUA vale 5 anni. No, non è vero. E non è vero per il motivo con il quale avemmo al tempo della giunta Veltroni un pesante scontro sul PUA. Perché il PUA nasce nei modi che sono stati eletti, ma ci sono alcuni retrogusti che è bene ricordare, io non sono segreti di Stato, fanno parte della comunicazione di quel tempo di Cambiente Lazio. Pensate che in Commissione Lavori Pubblici, che io vorrei capire cosa c'entra col demanio marittimo, fu convenuto che il PUA era uno strumento urbanistico, come se la spiaggia fosse soggetta a piano particolareggiato, come se si dovessero fare palazzine. No, il PUA non è uno strumento urbanistico, disse una sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato. Il PUA disciplina le concessioni sul demanio marittimo, punto. È quindi uno strumento civilistico in caso, non certo urbanistico. Gli strumenti urbanistici durano 5 anni, i piani particolareggiati, permessi a costruire, questo tipo di attività edilizia ha la durata di 5 anni. Le concessioni balneari non hanno questo tipo di durata perché non sono strumenti urbanistici. Dopo diciamo un po' di problemi riuscimmo poi a portare la sentenza del TAR, che già guardate che qua non è che andate contro la legge, qui proprio state spiaggiando, come si dice in gergo marittimo, vi spiaggiate da soli se insistete su questa strada. Riuscimmo diciamo a ottenere perlomeno che fosse tolta l'accenno all'essere uno strumento urbanistico. Non passammo quando si trattò di dire le concessioni edilizie non le si rinnova, lapsus freudiano, le concessioni balneari non le si rinnova automaticamente, vanno a bando europeo, perché non c'era la Bolkestein al tempo, ma l'Europa c'era. Vanno a bando europeo e vince coloro che fanno un programma di questo tipo, dico solo alcuni ingredienti: una percentuale tra area libera e area occupata 40-60, 40 libero, 60 occupato. 2,
gli accessi sono un obbligo di legge, non è che bisogna fare il PUA per gli obblighi di legge, quelli vanno fatti immediatamente, immediatamente. Quindi è discorso a parte. L'accesso per gli diversamente abili, anche qui c'è una legge nazionale, non vedo perché bisogna metterla a bando come un ingrediente di premialità, è un obbligo. Però alcune cose, obbligo per esempio della raccolta differenziata, può essere un elemento che dà punteggio all'interno di un bando europeo. Obbligo di usare materiali di determinate caratteristiche, struttura movibile in conseguenza, non fissata al terreno, non ancorate, nei limiti diciamo della salvaguardia dell'investimento. Terzo, un piano del colore in modo da non fare una roba pappagallesca per cui ogni stabilimento va per conto proprio da questo punto di vista. Quarto, norme energetiche, di risparmio energetico senza impianti a terra, perché questo chiaramente toglie spazio alle aree demaniali, ma mettendo per esempio i pannelli solari sopra le cabine, come sopra le tegole, insomma ci sono oggi soluzioni energetiche innovative che possano essere ingredienti del bando, dire chi fa questo, chi rispetta il 40-60 o 30-70, ma insomma è il principio che conta, vince il bando, chi non rispetta questo perché non presenta roba di questo genere va fuori, anche se so 50 anni che sta là, perché non esiste il diritto di piano, perché non essendo uno strumento urbanistico, non è come nei piani regolatori, poi insomma è da discutere pure se esiste il diritto di piano, si è discusso ampiamente sul nuovo piano regolatore di Roma se esistesse o meno il diritto di piano, ma adesso non stiamo parlando di urbanistica. Il diritto automatico di rinnovo della concessione non c'è, è una scelta politica. Vorrei ricordare che l'architetto citato, cioè l'architetto Biazzo, per aver su input politico rinnovato automaticamente le concessioni, l'ha chiamato la Corte dei Conti. Esattamente, cash che ha dovuto ridare per danno erariale. Quindi la Corte, prego. No, dica la radio, al microfono, perché per la registrazione è purtroppo. Io 240.000 euro, che non sono esattamente spiccioli, perché l'architetto Biazzo fu praticamente costretto dai decisori politici al rinnovo automatico. Mi pare chiaro che rinnovando automaticamente il fatto del 60-40 saltava, perché chi lo faceva fare a chi aveva già ottenuto il rinnovo automatico di mettersi in linea? E perché non tutti gli ingredienti detti, esatto, non tutti gli ingredienti detti erano contenuti in quel tipo di soluzione. Adesso quindi la cosa è, diciamo, che quel che si deve fare, che si può fare, lo si può fare subito senza rinviare a un nuovo PUA. L'accesso ai varchi, quello, diciamo, va fatto immediatamente, prima possibile, perché quello non solo è un diritto, ma sono anni di denunce che ormai ci sono, e quindi diciamo che gli elementi ci sono tutti. È cambiato il venticello, perché l'arrivo del dottor Pignatone alla Procura di Roma, e non sto parlando solo di mafie, ha invertito la tendenza al porticciolo delle nebbie, non paragonabile certo a quello degli anni 50 e 60, ma anche da queste parti ha agito un porticciolo delle nebbie, perché dietro ogni volta che c'era la tappa di Coletta Verde partiva un esposto da parte di Legambiente, non abbiamo mai avuto conseguenze agli esposti. È cambiato il clima, in tutti i sensi è cambiato il clima. Io ricordo che quando l'onorevole Bernardini, da consigliere comunale, denunciava le infiltrazioni mafiose dentro al centro storico, fu sbeffeggiato dall'intera giunta Veltroni dicendo: ma tu leggi troppo Montalbano, ma che vuoi? Beh, insomma, mi pare che avesse no ragione. E infatti l'arrivo del dottor Pignatone ha invertito questa tendenza. Possiamo dire che ci mancava l'anello mancante. Cioè, questa è una storia che i cittadini li tocca direttamente, perché non capiscono perché questo diritto gli deve essere tolto. Abbiamo l'anello, diciamo, della magistratura che ci aiuta in questo senso, e forze politiche insomma sono un po' zoppicanti da questo punto di vista, e sono un po' zoppicante, e concludo, perché sulle aree del demanio marittimo di Ostia non agisce una lobby, magari agisce una baronia
che tra l'altro è una baronia che da un paio d'anni è in giunta esecutiva di Confindustria, perché Asso Balneari è entrata nella giunta esecutiva di Confindustria, che è giusto che il turismo balneare entri in Confindustria, che ci devono stare solo quelli che producono i tondini di ferro o le macchine, anche quelle attività lavorativa, chiaramente, e attività, la parola industriale non mi spaventa, anche se insomma fa pensare a Seves, a roba del genere, ecco, ma parliamo di, diciamo, di ecocompatibilità. Il punto è che questo ingresso ha chiaramente ringalluzzito quei soggetti che appunto si permettono di fare barriere davanti alle ruspe del municipio perché vogliono ripristinare gli accessi al mare. Concludo veramente ricordando che queste cose tanti anni fa le faceva il povero onorevole del Movimento Sociale che veniva da Ostia, l'onorevole Bontempo, familiarmente detto Er Pecora, il quale si arrampicava sulle ruspe per impedire la demolizione degli immobili abusivi. Dai balneari di Ostia mi aspettavo un po' di fantasia e un po' più di creatività e non che seguissero questo cattivo esempio.